A parte che noi stiamo facendo un'attività importantissima per consentire alla salma e quindi gli interessi dei familiari di tornare in Africa, e poi l'ho detto al primo momento, un appello affinché le istituzioni preposte a individuare le cause del decesso lo facciano fino in fondo, ma è chiaro che là ci vuole anche qualche tempo per poterlo individuare. Il Comune è in prima linea per Ibrahim come per qualsiasi altra persona, quando c'è un presunto caso di malasanità o come in questo caso ci può stare anche un qualche atteggiamento discriminatorio nei confronti di una persona solo perché ha il colore della pelle in modo diverso. E poi ho trovato veramente entusiasmante, e questo fa onore a questa città, la partecipazione economica che è stata messa in campo, al di là del livello istituzionale del Comune di Napoli, della gente che ha voluto contribuire economicamente per consentire ai familiari di Ibrahim di avere la salma in Africa. Quindi questa si conferma una città straordinaria dal punto di vista dell'umanità e del cuore grande. Detto questo, si accertino fino in fondo se ci sono, come pare, delle responsabilità per la morte di questo ragazzo che aveva appena 24 anni.